Porta per tutti, così facciamo la frittura dei calamari e la risolviamo sta storia. Allora, io la faccio così e mi viene da Dio. Però dovete seguire questi passaggi, salvatevi il video. Allora, il calamaro, vabbè, questo già l'abbiamo pulito, lo tagliamo a rondelline. Poi le volete fare grandi, le volete fare piccole, le volete fare medie, le fate come vuoi. Più piccole le fate e meno tempo ci vuole per cuocere. Ok? Allora, detto questo, che facciamo? Prendiamo il calamaro prima di farlo, allora tagliate i calamari e li dovete far scolare, devono scolare i calamari, ok? Quindi li mettete in frigo, li dovete mettere in frigo, devono essere ghiacciati i calamari. Se li comprate e li volete far subito, dategli una botta al congelatore, sì. Ok? Ma devono essere freddi, mi raccomando, questo qua è importantissimo, ok? Quindi tagliamo il calamaro in frigo, devono essere belli ghiacciati. Dopodiché, una volta che li tirate fuori, che sono pronti, prendi il calamaro, lo passi nella farina, semplicemente nella farina. L'olio ovviamente deve stare a 180 gradi e deve essere pulito, ok? Guardate, ma io non ho fatto niente, la riselacciate, ok? Deve essere bello così, la friggitrice non vi si sporca o dove state a fare cose. E attenzione, la cosa più importante di tutti, ne dovete fare pochi alla volta, perché sennò la temperatura dell'olio si abbassa e non riesce a friggerli, capito? Questa è la cosa più importante, quindi pochi alla volta. Purtroppo è una scocciatura, ma è così, ma vedrai che verrà benissimo. Li metto in friggitrice, questi verranno una bellezza, senza fare niente. Quindi cosa importante, devono essere ghiacciati, cosa importantissima, belli, freddi. E nell'olio devono essere il giusto, ok? Se c'è una friggitrice grande ne potete buttare più, ma se la fate nella padella deve essere poca la frittura da fare, capito? E viene uno spettacolo, viene bella croccante. Se voi ce ne mettete troppo, l'olio scende e non gliela fa a cuocere, e questo è il problema, perché la frittura non vi viene. Fidatemi, guardate già quanto è bella, guarda, non ho fatto niente, come se l'ho fatti a casa. Quindi la procedura, raga, mi raccomando, è questa qua. Guardate, guarda che bella. Non è che al ristorante dicono, ma perché al ristorante viene bene? Perché fanno con le temperature giuste, non è una questione. E poi mi raccomando, prendete il calamaro e non il totano, ok? Il calamaro, non il totano. Calamaro è buono, deve essere. Ok, eccola qua, guarda, è pronta. E subito? Già cotto? Vi voglio bene, ragazzi, troppo bello.